tutti e benvenuti all'undicesima puntata di Palabar dello Sport. Io e Corrado Nitto questa sera vogliamo dare il benvenuto a un grande ritorno, un ex calciatore del Palermo, e poi non sappiamo dove è stato. Corrado, tu lo sai dove è stato? Ma penso che si sia occupato della trattativa del Palermo per vedere di trovare i soldini che servono per ora. Tu pensi che ha fatto questo in questi giorni? No. Va bene, per voi Ciccio Galeotto. Ma questa sera non è qua ospite come esperto del Palermo. Questa sera è ospite perché Ciccio ha fondato una scuola calcio. E a differenza degli altri, capito, che hanno messo Fada, l'altra quella TF, perché poi abbiamo scoperto che erano le iniziali dei vari fondatori. Ciccio no, Ciccio senza le cose. La chiamata, tra l'altro, è l'unica felpa che non ha il ministro Salvini. Non gli ha ancora visto. Ma ci arriverà Salvini, ci arriverà. Se arriva a Palermo ci arriverà. Ma dico Ciccio, senza capire, senza scrupoli, la chiamata scuola calcio Ciccio dalle 8. Insomma. Da. Insomma che? Potevo mettere Aranella, ma è stata un'idea di mio cognato mettere Ciccio Galeotto, però va. Ora perché dice dire il nome? Il nome è pesante. Il nome è pesante. Allora, sono tu, è una serata all'insegna dell'umiltà. Dell'umiltà. Scherzo, mi sarà fortissimo. Poi? E poi facciamo un applauso a Giovanni Spera, lui è l'allenatore. La squadra di pallavolo invece, la scorsa settimana ci siamo occupati, no, l'ultima puntata ci siamo occupati di sci nautico. Sì. Questa volta ci occupiamo di pallavolo. La tua squadra si chiama la SD Palma Volley. SD Palma Volley. Ok, facciamo un applauso anche a loro. Allora, vi facciamo vedere subito la differenza che c'è tra il calcio e la pallavolo. Tra il calcio e la pallavolo la differenza è questa. Vi alzo un attimo in piedi. Questo è mediamente un giocatore di calcio. Ti alzi un attimo in piedi, questo è un giocatore di pallavolo. No. Allora fai alzare più alto. Scusate, la differenza Marco. Non sta nell'altezza, ragazzi. La differenza è che lui è risvoltini e tu no. Il calciatore già si è capito, poi a diventare famoso. Cioè, diventa famoso. Cosa... Il pallavolo è un atleta un pochino più... più figo. Il sabato resta a casa a guardare, c'è posto per te, insomma... Però, scusa, chi è il più alto? Qual è la pallavolo? Il più alto di voi chi è? Marco. Anche il più... E anche il Marco più è figlio di un amico mio, di Giovanni. Tu sei di Labbate. Già un passo avanti. Rispetto Marco, a te. Per favore non ti alzare più, perché ci umili tutti. Cioè, io e Corrado sembra che siamo rimasti all'età dei 13 anni e non siamo cresciuti più. No. Questo perché tu fumavi a 13 anni. Ti pare tu raccontare le mie cose, signora? No, dico, è vero. Dice che quando uno fuma non cresce più. Tu fumavi a 13 anni. Ho cominciato a 17. Va bene, allora Ciccio, iniziamo con te. Iniziamo. Io non ho fumato mai, non è giusto fumare a 13 anni. Ma dico, ma per rimanere così è corrado sicuramente. Vabbè, per fare gli artisti è un po' così. Qualche problema genetico c'è. No, i miei giochi, mi fuma, qualcuno fuma. Se sono alti. E sono alti. Fumano durante la parcella? No, mai. Mai. Non l'hai incocciato almeno. Mai. Non l'hai incocciato mai. Dopo sicuramente. Se uno è nervoso e una sigaretta non se la può accendere. Dopo la fatica ogni volta vedo che fumano tutti, sia i calciatori, magari pure questi ragazzi. Non lo capisco mai il motivo. Tu avevi un compagno di squadra che era un grande fumatore. Io l'ho conosciuto perché io ho fatto... ne avevo tanti quando io giocavo facevamo una rappresentativa con una squadra e giocavamo contro il Palermo dei Picciotti e c'era uno che chiedeva le sigarette continuamente, si chiama Caterino. Caterino, sì, non lo ricordo, biondo, terzino, a destra. E questo diciamo sinistra. Questo fumava immediatamente. Fumava. Prima e dopo. Però correva. No, correva e si dava da fare perché sai... Fumare non fa bene. Fumare non fa bene. Oh, un applauso a Ciccio che ha detto una cosa, ragazzi. Impressionante. No, magari ci sono i ragazzini, No, ma che fumare non fa bene, ma dico Ciccio ha detto una cosa, ragazzi, importantissima. Lanciamo un messaggio per la nazione, anche un messaggio per il mondo. Ma più altro per i ragazzi. Fumare non fa bene. Non fa bene. Applauso. Fumare non fa bene. Non è che fa male. Però non fa bene, quindi c'è sempre quella cosa che... è diversa la cosa. Allora Ciccio, parliamo di Palermo Calcio. Allora, quando sei venuto l'ultima volta la situazione era un po'... Uguale. No, uguale. Vabbè, un po' è migliorata, c'è Foschi che è diventato presidente, ha detto che in 15 giorni venderà il Palermo, quindi questa settimana c'è stata la sosta per le nazionali,
Il Palermo è al secondo posto con credo 49 punti, 50 punti ce l'ha il Brescia. A un punto mi sembra che è dal sì, Brescia. Il Brescia. Ci siamo mangiati la partita in casa Palermo-Brescia che hanno pareggiato all'ultimo. Vabbè. Però la situazione societaria sembra che sia migliorata. Gli stipendi l'hanno pagati, ora le scadenze sono a maggio. Migliorata perché ti ricordi, il presidente è sempre lui. Presidente, l'innominato. L'innominato, di che è sempre lui e non mollerà finché il Palermo non andrà in Serie A. In Serie A potesse che lo lascerà. Però finché che il Palermo è la zona promozione, il presidente sarà sempre lui. Sempre lui. Sempre lui. Mister Z, come lo chiamiamo? Non so, come possiamo Super chiamare? Super Z. Come possiamo chiamare? Là, lui lo trova, lui lo trova. Zamparini mi dà l'idea di... L'abbiamo detto. Mi dà l'idea ogni volta che sento parlare di problemi societari del Palermo. Mi viene in mente un pezzo che facevano Ficarra e Picone, parlando di medici. Cioè, il Palermo in questo caso è il paziente. Se il paziente muore, il medico perde del lavoro, dei soldi. Se il paziente guarisce, pure. Il trucco è tenerlo lì. Ma c'è, sempre male. Sembra ammalato, sì. E comunque l'importante è pure per i tifosi che Palermo va in Serie A, l'unico obiettivo è quello, poi sarà il presidente Zamparini, Foschi, io penso che palermitani non è che interessa tanto, vogliono il Palermo in Serie A, come è giusto. Il Palermo in Serie A sarebbe una grande cosa anche per tutta la città, tutta no? La città, certo. Anche per la regione, visto che ormai Messina e Catania... Tutto. Per tutto, anche per l'economia... In generale. Per tutto, il Palermo in Serie A... Migliorerebbe un sacco di cose. Tu pensi che questa trattativa è in corso o pensi che è soltanto, diciamo, tra virgolette? No, tra virgolette niente, perché si prende tempo. 15 e 15 sono 30 e passa un mese. 15 però entro e 15... il 15 maggio ho letto oggi che si deve depositare un po' di garanzie. Troverà tutte le garanzie come noi sappiamo, però il presidente è sempre lui, infine al 30 giugno. Poi vediamo dove il Palermo è. Si decide. Però la speranza che possiamo salire in Serie A questa c'è volta tutto, è concreta. C'è tutto perché è una grande squadra, grazie veramente a Stellone, che ha costruito un bel gruppo e il Palermo... No, non mettesse, perché no, questo, è proprio questo, questo, questo è il nostro campionato. Eccola qua. Meglio questo. Allora, Palermo 50, cioè Palermo 49, Brescia 50, Lecce, Verona e Pescara... Sono la vicina, però c'è qualche squadra che ancora deve recuperare. Lecce, Verona e Pescara hanno una partita in più rispetto al Palermo. Infatti, hanno una partita in meno. Devono riposare qualcuno, invece il Palermo già riposato. Oh, la classifica è buona ed è giusta, penso che Palermo merita tutta questa classifica. E ripeto, speriamo che va in Serie A, così non ne parliamo più. Speriamo. Giovanni, sì. la pallavolo, no? La pallavolo... Io, tra virgolette, non è uno sport minore, no, è uno sport abbastanza seguito. È il secondo sport italiano. Però, diciamo, uno si guarda una partita di pallavolo in televisione, volentieri, quando gioca l'Italia e magari si sta giocando la medaglia d'oro, perché finché sono, che ti posso dire, i quarti di finale, uno la guardicchia, però sì, si inizia a appassionare dalle semifinali in poi, no? Perché, secondo te, questa differenza tra la pallavolo e il calcio? Il calcio è sempre stato così, è sempre preso tutto sempre lui, anche vediamo anche in TV la partita di prima categoria trasmessa in diretta ovunque, cioè la differenza è pure quella, che anche gli sponsor e la TV manda più calcio che non altri sport, non tanto la pallavolo ma anche gli altri sport minori, cioè il calcio ha monopolizzato un pochettino tutto lo sport. Formula 1 e il calcio magari. Sì, diciamo che è questa, però dico il calcio è sempre quello che monopolizza un po' tutto. Tutti gli altri sport sono sport minori, perché non sono sponsor che spingono abbastanza. Quindi tu pensi è una questione di sponsor? Sì, ovvio. Sempre là, sì. La squadra palermitana che gioca nella massima serie, la Serie B. La Serie B, e sì. Quale squadra è? È la Saber Palermo, sembra che quest'anno si chiami. Polisportiva Volo, comunque, la società. E dove giocano questi? È al Paloreto. Paloreto. Il Paloreto ancora funziona? Sì, il Paloreto è ancora funzionante. Giocano la domenica pomeriggio. Il Paloreto è quello che c'ha Bonagia? Sì, diciamo in via Santa Maria di Gesù. Ma noi avevamo un palasport a Palermo che è finito. Sì, per poco. L'hanno fatto perdere più che altro. Sì, c'è gli stessi problemi del calcio, a Palermo va anche la pallavolo. Ma è normale, anzi... Per non aggiustare, quanto ho capito, il tetto, per 10.000, quello che c'era a fondo vicino a Mondello, diciamo, dopo il velodromo.
per 10.000 euro praticamente hanno lasciato, l'hanno abbandonato, adesso per rifarlo ci vogliono più di 1 milione di euro. Sì, vabbè, che cosa? Ma lei è una bellissima struttura. Ma quello è il palazzetto grande, 5.000 posti a sedere. Cioè, sì, sì. Facevano anche concerti, era diventato un bel punto di riferimento per la nostra città. E invece, penso pure che invece questo Valoreto è un palazzetto, mi sembra che ospiti un 2.000 persone, è piccolo. Non è piccolo, però ovviamente. Dico, non è quanto il. Non è qua, no, assolutamente. No. E vabbè, pazienza. Assolutamente no. Voi dove giocate? Noi quest'anno abbiamo partecipato al campionato di Serie C, Regione Sicilia, con una squadra alle prime armi in questo campionato. Nessuno di loro ha mai giocato in Serie C, perciò è la prima esperienza. Tutti i ragazzi, un'età media di 18 anni, 17-18 anni come età media. Abbiamo provato a farli, a inserirli in questo campionato. Ovviamente ci siamo salvati, la cosa importante è questa. Siamo arrivati penultimi, però il nostro obiettivo era salvarci quest'anno. L'importante era la salvezza. Quest'anno l'abbiamo raggiunta. Il prossimo anno siete arrivati primi dei non retrocessi. Infatti. Giocando con i giovani è un grande problema. Anziano della squadra quanti anni ha? Il più anziano della squadra. Il più anziano adesso non ci dovrebbe arrivare tra un po', mi sembra che abbia 28 se non mi sbaglio. Dov'è? Dove sei? Quanti anni hai? Già, vieni, entra. Hai visto? 30. Entra. Dov'è il più grande, il più piccolo? Facciamo l'ingresso per 30 della sera. E il più piccolo è il signor alzatore, che Marco, se ti puoi alzare, è un 2002. Lui è alzatore? Sì. Cioè, alzati. Cioè, alzatore è quello che passa. Sì, la palla è stata. Giusto? Sì, ma è stata una mia scelta 3 anni fa. Cioè, e Alberto, che cosa fa? Scusami. Il libero. Cioè, raccoglie i palloni. Il libero, il libero. Raccoglie i palloni. Cioè, se lui fa l'alzatore, 6 metri 80. Sì. Di solito l'alzatore è stata una scelta ma anche forte, perché l'alzatore poi tra virgolette è quello che tecnicamente è uno bravo, deve essere il più bravo, in teoria dovrebbe essere il più bravo, perché io ho giocato a pallavolo, per chi non lo sa, ho giocato a pallavolo, cioè, dovete sapere che è uno che se tu gli chiedi non lo so, ma è vero, hai scalato l'Everest l'Everest dito, ho scalato il Gran Sasso, compa. Quindi è quanto dire. Io ho giocato a pallavolo, ho giocato nella Montuori Villabate. Perfetto, ok. E ho giocato in Serie D e facevo l'alzatore perché ero praticamente nella rete, non ci arrivavo, quindi a schiacciare. E poi anche io alzatore. E tecnicamente, ragazzi, ero bravissimo. È che ho fatto un anno solo di pallavolo, poi me ne sono detto. E poi ho detto lasciamo stare. No, sono tornato al mio amore che è il calcio. Okay. Però dico l'alzatore di solito che è quello che tecnicamente è bravo. È bravo. Io 3 anni fa è stato che Marco ho deciso di. Io questo gruppo l'ho preso 5 anni fa, con l'Under 15, e pian piano mi sono cresciuti. Ovviamente ho dovuto fare delle scelte, ho dovuto cambiare qualche ruolo quando li ho presi. E su Marco ci ho puntato. L'altezza sapevo che veniva alto, perciò farlo diventare alzatore non è stato semplice, più che altro non per me, ma per far convincere gli altri. Anche le altre società che mi hanno un pochettino anche criticato da questo punto di vista, questa scelta, però mi sembra che il risultato ci sia. Se vi siete salvati anche per i tuoi. No, ma lui sicuramente, su questo non c'è dubbio. Ma lui il capitano chi è? Il capitano sempre lui. Ah, cioè lui fa piccolo, tutto. Il più piccolo fa il capitano. C'è il più piccolo di età, però è il più alto della squadra. Il più piccolo d'età fa non è il più alto della squadra, c'è un altro più alto che non c'è stasera. Ah, che c'è, non c'è. Che è un 2,02 m. Hai capito? Sei sotto sviluppato, patrono. Bella responsabilità, cioè mi sembra 18 anni, cioè no. 16 a te, come loro, 2002? Siamo là. Vabbè. A 16 anni, bella responsabilità, capitano. No, capitano a 16 anni. Ora volevo dire una cosa importante. Voi, io so che la vostra società è, diciamo, tra virgolette, una fusione tra varie società. Allora, la maschile no. La maschile no, siamo sempre noi. La femminile invece ha fatto con la serie B, con la B2 femminile di Termini, ha fatto un consorzio di Fatrabia, Villabate e Termini, hanno fatto questo consorzio dove la serie B gioca a Termini, la serie C gioca a Trabia, la serie D femminile gioca ad Altavilla. Hanno fatto 3 squadre. Sì, tutte però che coinvolgono tutta la serie B, cioè il settore giovanile della serie D e serie C
va a finire tutto in Serie B poi. Però il nome della vostra società è dedicato a una persona che ha, si è impegnato tanti anni nel mondo della pallavolo e poi è venuto a mancare credo due anni fa. Alessandro Palma, che è, no? Alessandro Palma che è un grandissimo amico all'interno della società Villabate, ha contribuito tantissimo, anche troppo forse in alcuni casi, ha dato tutto veramente, è stata una persona veramente indimenticabile Alessandro. E abbiamo dedichiamo un grandissimo applauso ad Alessandro che da lassù credo che ancora vi guida. Ci guida sempre Alessandro, abbiamo deciso di dare il suo nome alla società, perché era giusto. Va bene, allora Cicci, invece parlaci della tua società, tu hai fondato questa, quando è nata la Ciccio Galeotto? 2012 è nata, 2012. Quindi fresca, non è? 6-7 anni, cioè, sì. In prima elementare sembra. No, 6-7 anni, abbiamo cominciato con 80 bambini così, ma più che altro è stata una passione per me. Se non è la passione per te che dici? No, nel senso una passione, ma chi lo fa per lavoro pure, si apre una scuola calcio, ci deve lavorare. Ci guadagna e cosa, ma ti posso dire veramente, è stata una passione per me con 80 bambini, ad oggi siamo arrivati a 130-140 bambini e sono troppi, perché se è una fatica, è una fatica. Voi dove avete i campi di allenamento? Adesso noi siamo al Don Orione, con quelli più grandi, a livello regionale esordienti e giovanissimi. Poi quelli piccolini abbiamo fatto un campetto al Luigi Rizzo che è all'Aranella, campo a 5, che è nostro. Ah, vostro proprio? Sì, nostro, l'abbiamo fatto io e mio cognato, suo campetto, sì, la sua società. Che è importante avere un campetto soprattutto per i piccolini. E voi fate il campionato allievi regionale? Regionale, abbiamo, dall'anno scorso abbiamo perso i giovanissimi regionali, quest'anno abbiamo fatto i provinciali, poi abbiamo gli esordienti. E i provinciali saliranno nei regionali quest'anno? No, non ce l'abbiamo fatta, perché non è facile, ogni anno fare grande squadra. Stanno crescendo perché c'è questo gruppo che sono 2006, che sono un buon gruppo, piano piano devono andare avanti. Ho capito, quindi loro sono i 2006? 2006, sì. E loro sono i 2002 e 2003. Sono gli anni del 17. Sì, regionali. Regionali. È finito quest'anno? Finito quest'anno. Mi piazzerai. Se... Mi dovrei piazzare, giusto? Certo, ma per qualcuno forza. Buono che può andare. Ci sono, ci sono. In eccellenza, che possiamo parlare di Custo Palermo. Voi, abbondante, qua ce ne sono 2002, la maggior parte qua ce ne sono. Addirittura c'è un 2005 che gioca nel lievi regionale. Cioè, 2005. Alzati Francesco. 2005. Vabbè, però sarebbe opportuno che continui a giocare. Continua, cioè, no, ma io con me stai giocando. E che ruolo ha Francesco? Difensore centrale, i giovani ci credo tanto io. Giovani, se non li fai giocare non possono crescere. Ah, cioè... È giusto. Questo è il mondo dello sport. Ci dice. Ma si devono fare giocare. È come parliamo in eccellenza, che devono giocare due under. Io ne farei giocare 5. Bravo, hai capito. Io sono il tuo parere. 5 obbligatori, sì. Con 7 sostituzioni. Farei. Tutti, quelli che vanno in panchina devono entrare tutti. Io farei 5 con 7 sostituzioni. Così, è giusto così, però fanno delle regole, due under, che poi fanno i cambi a un minuto, alla fine esci tu, entro io, è sbagliato. Voi avete questo obbligo nella pallavolo? Nella pallavolo c'era l'obbligo fino a qualche anno fa in Serie D, massimo, però non è, c'era l'obbligo mi sembra dei due under in campo, o uno o due under in campo. Gli under che hanno under 18 però da noi finisce. Fino a due anni fa era fino a under 20, adesso è un po' cambiata la situazione, mi sembra che stesso fino a under 18. Però ci fu un anno che la Serie D potevano giocare massimo 30 anni potevi avere e due fuori età, cioè più di 30 anni. Ah, massimo 30 anni. 30 anni e due fuori età, potevi andare più. Gli altri tutti sotto i 30 anni devono essere in Serie D. Quindi, fino a qualche anno fa. Adesso invece hanno abolito tutte cose completamente, non c'è più regola, niente. L'unica regola che c'è il prossimo anno, chi ha una squadra in Serie B o in Serie A nazionale, deve avere obbligatoriamente una squadra in Serie D o in Serie C under 20. È una buona cosa. Anche nelle squadre di eccellenza e promozione del calcio, cioè che devono avere una squadra di under 19 obbligatoria. Ma molti sottovalutano questo campionato e poi diventa un campionato un po', tra virgolette,
diciamo secondario. Sì, infatti. Sì, ma ci sono squadre che si presentano in sette, fa un minuto, poi la partita c'è. Non è questo il calcio, non è questo il calcio. Lo so, capitato pure quest'anno, ho visto una partita, un minuto entri, ti butti a terra. Per non pagare la multa. Per non pagare una multa, sbagliato. Io raddoppierei la multa in questi casi. Bravo. Penalizza i ragazzi perché chi fa sacrifici a scuola. No, ma anche nella, nella pallavolo c'è la che non, tu non presenti la squadra perché non hai under, paghi la multa. Cioè si contentano magari 1.000 euro di multa e non fare un settore giovanile. Cosa voi avete il settore giovanile? Noi abbiamo il settore giovanile con ragazzini under 16 e under 14, cioè che non curo io, cura Loredana Francoforte, che è un'altra dirigente e allenatrice della nostra società. E stanno crescendo, ovviamente ci siamo un po' Loredana trasferiti. Qualche campioncino l'ha tirato. Sì, sì, ma anche qualcuno di loro viene da Loredana, perciò diciamo che il nostro problema è stato che da Villabate ci siamo trasferiti 2 anni fa. Lo so, la vostra storia la conosco. Abbiamo avuto questo abbiamo problema. Una storia in comune, perché io sono il presidente dell'Avis. Ah, perfetto, ok. Abbiamo una storia quasi in comune. E purtroppo stiamo ricominciando da capo, infatti il nostro simbolo che è nella felpa si vede, che è la fenice. Abbiamo deciso di fare questo simbolo appunto perché... La fenice perché riparte dalle ceneri. Siamo ripartiti da tutto perché ovviamente ci siamo trovati, sai... Certo, cioè è stato un po' senza brutto. Un campo, senza niente, fortunatamente... La palestra assegnata al trasferimento sportivo. Sì. Vabbè, quello cioè... Fortunatamente abbiamo avuto il nostro Angelo Custode, Biagio Sciortino, che ringraziamo, che ha trovato ad Altavilla questa sede, questa palestra meravigliosa che... Quindi siete ad Altavilla, io non mi trovavate a Bagheria. No, no, ad Altavilla siamo. A Bagheria chi c'è? C'è squadra di pallavolo? Non c'è squadra? C'è forse qualche squadra, però non è... Ha fatto un campionato regionale? Sì, la Serie C. Cioè io mi ricordo che quando in ogni paese prima c'era la squadra di pallavolo, ma infatti, la squadra di calcio, c'era la palestra, c'erano le partite sentite. È finito un po' tutto. Ha cambiato tutto. È cambiato tutto, ma è pur vero che non ci sono più, e lo dico, più contributi né regionali né anche provinciali. Le società... Il calcio non so se ne è subito tanto, no. Perché a livello di sponsorizzazione il calcio lo trova sempre. Niente, guarda, pure da noi. No, adesso c'è una crisi. Infatti, pallavolo, basket, questi sport minori che non hanno già sponsor di per sé, l'unica cosa per andare avanti erano sia la regione che la provincia che dava queste sponsorizzazioni. Questi contributi. Sono venuti a mancare, zero totale, si è passato da 100 a 20%, dopo un anno neanche quello, perciò molte società sono scomparse dal territorio. Casteldaccia non c'è più niente, Bagheria non c'è più niente, Altavilla non c'è più niente. Villabate non c'è più niente. Adesso noi stiamo ricominciando ad Altavilla, infatti molti ragazzini di Casteldaccia, Altavilla e Bagheria vengono lì, perché l'unico punto adesso è quello. Ma sempre così, sai, senza sponsor... niente, perciò è sempre così, sempre... Non avendo struttura, poi... Noi abbiamo la fortuna di avere questa palestra, molto bella, non dico, un mini palazzetto. Non dico, fortuna, ma chi non c'è struttura deve pagare pure la struttura, sì, quello deve sì. Pagare a Palermo, per esempio... Ma tu pensi Palermo... che a Palermo ci sono molte scuole calcio che hanno la squadra di allievi, di giovanissimi, e si devono affittare un campo a 11 ma le società, per andare le società a di giocare... Palermo. Le società di Palermo di pallavolo pagano comunque una quota mensile o non so come oraria, alle strutture della scuola medie o cose varie. Noi abbiamo la fortuna, veramente siamo fortunati a non pagare niente, che il comune di Altavilla ci ha in gestione la palestra, però la teniamo bene, la manteniamo, paghiamo la gestione l'avete sì, voi? Sì, la gestione l'abbiamo noi, però cioè, è una fortuna avere certo, una cosa ma oggi del genere. Come oggi avere una gestione di una struttura, dopo le società di Palermo invece hanno questo problema, devono pagare ovviamente le palestre, l'affitto, tutto quello che ne consegue, il custode e tutto quello che giustamente ne consegue. Voi al donorione pagate, no? Sì. Noi paghiamo. Voi al donorione pagate? Si paga, ma è giusto che non essendo la nostra struttura... A Palermo non c'è niente, perché non c'è uno spazio che tu puoi fare un campo, non te lo danno. E per questo dico tutte queste scuole calcio vanno a finire perché non avendo una struttura poi no, Ciccio, non sono d'accordo che le scuole calcio vanno a finire i settori giovanili non le scuole calcio perché però le scuole calcio giovanili, però sono no però certo. Però se cosa non c'è una struttura poi metti caso che io il prossimo anno il Don Orione si fa la scuola calcio dove vado a giocare io? Devo chiudere. Devi trovare un altro campo. Devo trovare, invece chiudo e basta. Però vi volevo fare una domanda. Siete due persone di due sport diversi.
Allora, tu hai detto che hai il settore giovanile e poi hai la prima squadra, quindi i ragazzi, tra virgolette, continuano il loro cammino poi nella prima squadra. Ma molte squadre, anche la tua, Ciccio, a Palermo, no? Hanno soltanto la scuola calcio, il settore giovanile, gli manca la prima la squadra. Dico, questo secondo te non è, tra virgolette, un handicap? Non è un handicap, perché avendo la prima squadra Ciccio Galeotto, o terzo, prima categoria o seconda categoria, c'è un costo. E noi non ci possiamo permettere di avere una prima squadra, che i costi sono tantissimi, perché poi ce lo sai, non puoi giocare al Dondorione una prima squadra. Certo, devi andare a prendere un altro campo. Perciò noi siamo contenti che i ragazzi, per dire, quest'anno 2002, diamo le società in Serie D, in Eccellenza, chi merita Serie C, settore giovanile della Lega Pro, insomma, li diamo, fanno la loro strada. È giusto, alla fine è l'obiettivo di una l'obiettivo scuola, non essendo... La scuola calcio sì, è giusto. Cioè, quantomeno nella sua posizione ovviamente hanno il settore giovanile e poi sfornano per i vari, per le varie società. Sì, però il problema secondo me oggi come oggi è che ci sono tantissime scuole calcio, pochissime prime squadre. Sì, questo dico, sì, perché dico, cioè, noi parliamo del calcio Sicilia che vince lo scudetto, non è che c'è la prima squadra, dico. No, ma io dico una squadra, un calcio sì, no, no, sono il calcio Sicilia che ha vinto 2 anni consecutivi, mi sembra, lo scudetto. Dico, i ragazzi, non è che c'è una prima squadra, e li manda in Serie D, in Eccellenza, tutti i ragazzi che vincendo lo scudetto negli allievi regionali vuol dire che sono importanti. Dico, lo capisco. Va bene, Corrado. Allora, mister Galeotto ha già cantato. Mister Galeotto ha cantato. Anche un figurone. Cioè, ma mister Galeotto ha cantato. No. No, ho cantato, no, ho cantato. Mister Galeotto non ha cantato. No, ma io... Lì abbiamo un cantante. No, ecco, fai cantare i ragazzi che cantiamo noi. No. E allora, io inizierei però con un accenno, no? Un accenno di voi due. E poi magari continua con Rolando. Ma cosa canta? Accenda. No, no, possiamo... no, voi non lo sapete, ragazzi. Vabbè. Però sono stati due grandi cantanti nel quando avevamo i capelli lunghi. Che c'erano qua. E infatti la differenza fra noi, questo lato e il lato, diciamo, capelli. Ma ci sono tanti ragazzi che vogliono cantare. Scusa, dico... i ragazzi devono cantare. Ma prima, guarda. Scusate, io direi. Per cantare i ragazzi è giusto che voi quantomeno date l'input e date l'incoraggiamento ai ragazzi. Io mi ricordo che c'era vicino Sanremo, perciò io ho già cantato. Ma ricordo. Tu cosa hai cantato? Io mi ricordo che era... Ma tu non hai cantato? 10 ragazze per... Io quella puntata non l'ho cantato. Mi ricordo quale cerca di svignarsi. No, non l'ha cantato quella puntata. Ha cantato è bravo. C'è la diversa, c'è la leva calcistica, una vita da mediano. E no, c'è sulla pallavolo. Sulla pallavolo sì, mille sciro. Mille sciro? Mille sciro, hai visto? Mille sciro, tra l'altro, io pensavo che fosse, quando ero piccolo, un cartone molto ambientato in Campania. Perché c'era tipo... Guarda, guarda, in campo c'è una nuova giocatrice, Mila il suo nome, è talento attrattrice, c'entra in Campania. Non lo so. Io da piccolo pensavo che fosse tipo... No, tra il pubblico lo sa, Ciro se ne sa. Pensavo Ciro, però non si è dato che era in Giappone, non poteva essere Ciro. Ho capito, no, per carità. No, no. La tagliamo. No, 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 parla, parla. No, parla. Ora qui batte, batte forte. Forte, forte. Mira. E Ciro. Volo. Volo. Ciro. E Mila. Però le sono le parole. Allora, dai, abbiamo una certa età, perciò capite che è l'età è quella giusta. Però dico, una canzone sulla pallavolo esiste oltre a questa dei cartoni animati? No. No. Che poi Mila e Ciro è, diciamo, di una generazione, la tua, dei trentenni, e nella nostra... Quanti anni hai? 45. Io ne ho 46. La nostra, no, c'è la prima... C'era Mimì Ayuara. Mimì Ayuara. Mimì Ayuara. Non se la ricorda nessuno, ma io... Ma io me la ricordo. No, ma anche Mila e Ciro quando avevo 12 anni, perciò immaginati. Sì, però già lo guardavi con una certa, capito, ormai sei grande. Te lo ricordi quanto lo vivi tu? No, no. Tutte colorate, noccioline gelate. Le sa tutte. No, non è vero. Tutti sa. Tutte le sa. Tutte le sa. Tutte le sa. Cioè, c'è. No, vabbè, ma faccio un regista così, quindi mi chiedono di tutto, di suonare di tutto, quindi devo... Però faccio, perché, a chi ci sei, scusa, almeno una sola... Per ricordo... Mi aiutare, però, un pochino, cioè, la gente non mi chiama più. Vabbè, ma Mimì, un pezzettino, un po'. Squadra nazionale, quei colori del cuore, Mimì, Mimì,
basta. Sembra sufficiente. Perfetto, okay. Bravissimo. Allora, faccio un applauso. Bravo. Però ragazzi, è arrivato il momento, per carità, è arrivato il momento che ora seriamente, Ciccio, perché tu ce l'hai detto prima, ragazzi, Ciccio, voi lo sapete, non so se lo sapete, ha cantato realmente una canzone del suo cantante preferito, che è... Chi è il tuo cantante preferito? Vasco Rossi? Sì, detto diciamo altro. Vasco Rossi. Va. Non era Vasco, sì, Rossi? Sì, Vasco Rossi. Le conosci le canzoni di Vasco? No. Dio. È vero, Alba Chiara la fa. Cioè, lui compare nella media. Guarda, la sua... dire tutto, ma cantare... Ma lascia, una strofa, Ciccio. Ma lascia, ma fai cantare allora, bambini, ragazzi, voi volete che Ciccio canta? Allora, voi siete disposti a non pagare l'ultimo mensile se lui non canta? Sì, no, quindi... toccare il suo taglio. Lascia perdere, India, allora, sì, ma una strofia, proprio una cosa... Cioè, ti diciamo pure a te di scegliere la canzone. Fai... Vuole vuoi? Piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Si chiama con una... No, basta. La strofa l'ha fatta. L'ha fatta. Che va bene. Bravo, comunque ragazzi, per far sì che il sogno di Mr. Galeotto a The Voice continui, basta mandare un sms al 48584 con scritto Galeotto, facciamolo tutti così. Il codice per televotarlo è 41. Allora, parliamo ora di calcio minore, sì, di calcio minore, parliamo dell'eccellenza. Sì, certo. Dai, Giovanni, ti rubiamo 5 minuti. C'è stata l'ultimo giorno di campionato, ha sancito la vittoria e quindi il salire di categoria dell'Licata che va in Serie D. Si è meritato, l'Licata ha fatto un grandissimo campionato, è stato tutto meritato. Anche il Canicattì rischia di salire direttamente perché se si mantiene... Ecco, con queste classifiche qua io penso che il Canicattì vincendo la Coppa Italia si libera un altro posto sotto, almeno. Però se mantiene i 10 punti non si fanno i playoff. 10 punti dal Canicattì alla Sant'Agata. Ah, 66-54, quindi Canicattì ha ecco, il Canicattì rischia di doppia fare promozione direttamente. Canicattì doppia promozione quest'anno perché la pallavolo la Serie C femminile è prima in classifica, è arrivata in Serie B e quindi va in Serie. Ma il Canicattì lo sai, sta facendo la Coppa Italia di eccellenza e sono arrivati ai quarti di finale e ora giocheranno mercoledì la col partita Casarano. Di ritorno e a Casarano hanno pareggiato 1-1. Quindi rischio di fare semifinale e finale. Chi vince la Coppa Italia va direttamente ma secondo me passa il turno perché il Casarano ha già vinto il campionato di eccellenza. Cioè quindi diciamo, secondo me tra virgolette sono disinteressato. Perché il Casarano, il Casarano è la squadra più forte dell'eccellenza, squadra forte. Io ti posso dire un giocatore che ha giocato con me, Archimede, Morleo, che ha giocato a Bologna in Serie A, ha giocato a Crotone, cioè, un giocatore fortissimo. Che ancora gioca ancora. Quanti anni avrà? Vabbè, se hai giocato con te, tu quanti anni hai? No, non è più... 46, quanti anni hai tu? Io 47, ma lui c'aveva 34 anni. Perché lui avrà iniziato a giocare, sì, che tu stavi finendo, no? Sì. non ho mai cominciato a giocare. Vabbè, però ora qua c'è una bella lotta invece per chi non deve retrocedere. Io no? Sai, io quest'anno fortunatamente l'ho seguita, l'ho allenata qualche squadra. Allenata. Il Castelbuono. No, lo dico sempre, Ciccio ha allenato il Castelbuono, no. Ragazzi. Vabbè, fate un applauso a Ciccio che per una settimana. Ecco, hai visto. Per una settimana ha allenato il Castelbuono, hanno perso 6-0 e l'hanno seguito. No. No, Ciccio per le questioni ambientali hanno deciso di... Una settimana. Sono stati tanti problemi. Poi è una città, io vado spesso a suonare lì e sono tutti molto ospitali, quindi... Castelbuono, giocano a pallone, prego segni, ti hanno segnato. Sì, Castelbuono sono di cuore. Sono buono. Diciamo pure, la lotta è bella qua. Caccamo, Marsala, Custo Palermo, Mussomeli, Sabato c'è Custo Palermo, Castellammare, e quindi può succedere che Mussomeli, Custo Palermo e Castellammare vanno tutte e tre a 35 e poi là c'è un calcolo. Il Mussomele deve incontrare il Castelbuono e Partinico. Partinico tra virgolette è facile, con Castelbuono magari potrebbe avere qualche difficoltà. Ma è sempre partita da giocare. Per non retrocedere è una bella lotta. E invece, diciamo, un'altra squadra, la Palermitana, che ha fatto bella figura quest'anno, è la Parma. La Parma, che
di Paolo Calafiore a 49 punti. Che ha fatto giocare qualche giovane in più rispetto a qualche altra società. Sì, perché molti giovani. Molti giovani interessanti della Palma, ma le hanno giocato. Anche nel Corso Palermo, perché nelle ultime settimane hanno giocato un sacco di ragazzi. Corso Palermo, guarda... Io... La panchina è formata da quasi tutti i 2000 e 2001. Ma è giusto così, sta facendo risultato. La cura Tutrone, la cura Tutrone, ragazzi. È andata bene. Dopo Corrado Mutolo... La cura Tutrone è andata bene. La società, lo sai, dopo due o tre sconfitte ha deciso di esonerare Corrado. No, non ha deciso, è stata una scelta condivisa fra la società e Corrado. Sì. Ha portato i frutti, dico, con tutto il rispetto di Corrado che è un grandissimo allenatore, però vedo che... Tutrone ha fatto nelle ultime cinque partite, anzi nelle ultime sei partite credo cinque vittorie e una sconfitta col Canicattì 1-0. Cioè, praticamente è un cammino da promozione, come Calicattì. Diciamo di sì, speriamo che Tutrone finisca bene. Vabbè, dico, siamo là, possiamo raccontare che al limite può fare la prima in casa, no? Speriamo. La prima e basta, perché i playoff sono strani pure. Secondo me già, a parte Partinico e Castelbuono, secondo me altri due candidati a retrocedere, poi te lo dico. No, non lo dire, queste cose non ti dico. Sì. E invece l'Alcamo domenica ha fatto un bel risultato col Mussomeli, non me l'aspettavo questo. Mussomeli Alcamo è finito a 0-1, tuo figlio ha giocato? No, è infortunato. Infortunato. No, pensavo che aveva segnato tuo figlio. Quindi... No. Infortunio spero lieve. No, problema alla caviglia, sta recuperando. Va bene, quindi ci sarà per le ultime due? Tu pensi penso già da domenica contro la Palma, perché domenica ci sarà Alcamo Palma. Va bene, andiamo al campionato di promozione, invece là è una bella storia, perché c'è nel girone A, sono successe un po' di cose... Parliamo finalmente del più bel campionato. Guarda, questo campionato, scusa un attimo, questo campionato domenica ci sarà Misilmeri. Oratorio San Ciro contro Don Carlo Misilmeri. Mi occupo delle squadre molto migliori di questo. Lui è molto migliore. Del grande Casteltermini che ha vinto 3-1 contro il Villabate. Saluto tutti i miei amici villabatesi, grazie. Il Casteltermini ha vinto 3-1 col Villabate e il Villabate è quasi... muro con muro è messa la frutta, è messo un po' male qui la base, però Casteltermini sta facendo un grande figurone quest'anno. Là è una bella storia, è un Carlo Misilmeri e Oratorio San Ciro, perché sono tutti e due a 68 e domenica giocano. Domenica c'è lo scontro a Misilmeri, sì, domenica c'è lo scontro diretto e poi ci sarà l'ultima partita di campionato, che credo che l'Oratorio San Ciro ce l'ha più facile, non mi ricordo quali erano le squadre. Vabbè, ma però... tutto dipende di domenica, dico, non è... Certo. Vince domenica è fatto. E se pareggiano? Pareggiano, non credo che fino a pareggio. Tutto da rifare, no? Però il Villabate, diciamo, vedere il Villabate, che è una società gloriosa così, lo sport a Villabate però non va bene. La pallavolo è sparita, il calcio, diciamo, è combinato così. C'è il pugilato che sta andando un po' di moda però la Villabate. Do un colpo al cuore a Giovanni. Però in realtà Villabate però lo sport non va benissimo. Alla fine l'importante è fare sport, non è un problema. Sola di diatriba fra voi e, ma diciamo lui che tra virgolette c'è. Non è stato là, direi che l'errore è stato fatto non da chi ha preso in gestione la palestra, ma da chi tra virgolette. Probabilmente hanno chiesto un po' troppo per l'affitto della palestra. Tutto là, sempre là, 1200 euro. Dico. Va bene, e allora invece andiamo al girone B, il nostro amico Giancarlo Ferraro, nonché ex compagno di squadra di Ciccio Caleone, però Ciccio l'altra volta sai che ci ha detto, no? Che Giancarlo giocava pochissimo perché era stravagante, perché dormiva poco, la sera se ne andava a ballare. Un po' come noi. Però Giancarlo da allenatore, negli ultimi 3 anni ci ha fatto una promozione, dalla promozione all'eccellenza con il Cus Palermo, una salvezza con il Cus Palermo e quest'anno un'altra promozione con la Cefalenium, dalla promozione all'eccellenza. Quindi in 3 anni ha fatto una salvezza e 2 promozioni. Buono, importante. Quindi facciamo un applauso a Giancarlo, che con tutto ciò che ha quei capelli un po' anni 60 ancora, diciamo, riesce a leggere i colpi. E qua campionato finito, vedete, la Cefalenium è salita, poi le altre si giocheranno i playoff. C'è la squadra del Sant'Anna, il nostro amico che è venuto a trovarci, chi era il nostro Angelo?
Angelo Tomasello. L'allenatore. L'allenatore. E poi invece qua sotto abbiamo una lotta Altofonte, Casteldaco, Polisportiva Gioiosa, che sono a pochissimi punti. Abbiamo l'Altofonte, che è del nostro, il nostro anche amico, tu non lo conosci, Peppe Sala, Casteldaccia dello zio Bastiano, famosissimo. Una delle due penso che dovrà lasciare questa categoria. Secondo me è dura qua, perché ci mancano due partite ed è dura per le squadre che siamo salvate. Però ultimamente ho visto molti commenti su Facebook, fine campionato, polemiche, partite tra virgolette truccate. Però io penso che non è una questione di partite truccate, io penso che è una questione di interesse che è venuto a scemare. Ma l'interesse, no? Dico, sono anche problemi, perché guarda, con una squadra che è salva. Tu metti la canzone in questo mondo di là. Dico, penso che il Casteldaccio deve giocare con Sant'Anna oppure viceversa col Milazzo, che già è salvo, non c'è niente da fare. C'ha più motivazione il Casteldaccia che il Sant'Anna, il Milazzo. Magari il Milazzo fa giocare molti anni. Mandati, fa giocare i giovani. Esordire, cose, c'è pure il premio quest'anno per le squadre che fanno giocare gli altri. Ma si sa alla fine, si sa alla fine, non è che. Però lanciare certe accuse su Facebook così pesanti. Ma queste cose a parte non si devono dire. Perché io penso che comunque la federazione, no? La federazione qualche provvedimento lo dovrebbe, tra virgolette, sì, ma uno scrive queste cose su Facebook, secondo me non è una persona intelligente. Ma intanto secondo me, sì, ma non è una persona intelligente, perché sì, il calcio è stato sempre così nelle ultime giornate. Non è che lo... anche la Juventus ha perso col Genoa. I social hanno sporcato un po' tutto. Sì, ma dico, la Juventus l'ultima giornata ha perso col Genoa, chi se lo aspettava? Nessuno. 2-0. Tu speravi? No, io me l'aspettavo. Te l'aspettavo. Va bene. Allora, Giovanni, parlaci di una cosa. Ma nelle squadre di calcio succedono molte volte atti di violenza fra i giocatori, gli arbitri, cioè, succedono delle cose strane, ormai vengono puniti pesantemente, ma continuano a succedere. Anche ormai i giornalisti, c'è stato un giornalista che... Incredibile, è l'arbitro del guardalinea. Sì, donna. C'è stata una ragazza che ha fatto il guardalinea. La partita credo di eccellenza in Campania, di tutto sport, credo, sì. In Campania ha iniziato a apostrofare questa ragazza, perché dicendo che non era degna di poter praticamente ha detto che in quanto donna era uno schifo vedere sì, altri donne si guarda lì le donna come se vabbè è questione di testa là. Però dico nella palla, io ho giocato a pallavolo, mi ricordo che ogni tanto succedeva qualche ma si fermava là. Ma neanche accuse pesanti, tipo sei uno sciocco. Diciamo che io ricordo sotto il rete che ha fatto il goccio, tipo vabbè. Poi la palla è più pacata, dai. Sì, poi sono arrivato, lo sai che premio Nobel l'arbitro. Allora, diciamo che nella pallavolo la violenza fisica è quasi nulla. Può capitare ogni tanto, come è capitato, che qualche giocatore o allenatore invesca contro l'arbitro, ma a livelli proprio anche quasi fisico. Però molto, ti parlo, su 100 partite una. Cioè questo... Quindi una cosa rara. Sì, però molto rara, però capita, attenzione. È chiaro che non essendo poi... Noi 100 partite 99. Sì, è un po' diversa, la situazione è un po' diversa, anche perché metti che... Ma dico, a volte capita che tu incontri una squadra che non puoi vedere picchi... Sì, cioè, ma... Allora... lo dico ai ragazzi, non parliamo di che la diplomazia, loro hanno la diplomazia... No. Allora, mi capita che litigate sotto rete, tipo... Allora... Ma dico, mi capita che anche lì mandate, tipo, qualche parola. Sì, perché poi alla ma fine, tu digli a loro, essendoci il contatto, non è che gli puoi dare la comitata. Però digli a loro come si devono comportare ogni volta che c'è una situazione del genere. Che devono fare? Sì, loro lo sanno cosa devono fare. Si mettono tutti in panchina accanto a me, non deve parlare nessuno. Vabbè, dico, questa è una scelta della tua è società. È sempre stato così con me, con loro. Vabbè, dico, una scelta della tua società, però capita. Io penso i campionati di Serie A, Serie B, ma là saranno tutti amici. Sì, ma quali sono altre categorie?
Sì, però dico, la discussione. Sì, sì, ma c'è la discussione fra il giocatore, la discussione fra allenatori. La discussione ci può essere, tipo. La devi vedere Gomorra fra soprattutto fra genitori, che ovviamente. Ah, tra genitori succede pure una volta. Ovvio, sì. Fortunatamente sì. Nel calcio no. Ah. Nel calcio no, nel calcio queste cose tra genitori queste cose non succedono. No, i genitori sono sempre in tribuna là a tifare. Senza offendere mai gli avversari, neanche l'altro. Niente. Questa è una cosa che ultimamente sto notando. Sì, qua siamo fortunati. Sì, anche nelle categorie proprio i piccolini, tipo 2011. No, quelli soprattutto è ancora meglio. I genitori sono bei, pacifici. Va bene, allora, Corrado, è arrivato il momento loro. Ok. E allora, eccoci. Io direi, facciamo salire due ragazzi alla pallavolo di Sceglie Giovanni. Anzi, uno lo scelgo io, dai. Dai. Uno lo scelgo io ed è Alberto. Vai. Okay, Alberto sali. Alberto, scegliti un compagno per salire. E invece Ciccio, tu ci fai salire. Secondo me devi scegliere tu, perché scegli tu i miei. Sia allora, quelli là. Io vorrei qua il capitano. Io vorrei il capitano degli allievi. Lo vorrei qua sul palco. È fatto. Allora, il capitano degli allievi sali. Sottofondo limpio. E facciamo. Vincenzo, dai, il capitano degli esordienti. Il capitano degli esordienti, chi è? Vincenzo, dai. Però ce l'ha la faccia la capitano. Vai, vieni qua. Vieni qua, che è? Se state là sotto, che Vincenzo, tutto qua. Allora, voi state là, che siete belli, calmi, tranquilli, vieni qua. Vai, Vinci, non ti preoccupare. Allora, tu ti chiami? Fabrizio. Esatto. No, il cognome, mi interessa il cognome, raga. Mi interessava il cognome, sì o no? Allora interessava, bravo. Allora, tu sei il capitano, pensando a che posto in classifica vi sei. Vediamo la classifica loro, ce la fai vedere la classifica loro. Aspetta, metti di più in quadro, via. Voglio vedere la classifica loro. Voi fate il campionato regionale, giusto? Ok, vediamo innanzitutto sabato che avete fatto? Abbiamo pareggiato 2-2. Con? L'Accademia Sport Italia. Lui ha segnato sabato. Tu che cosa sei? Centrocampista. Però giocato esterno. Ah, giocato esterno mancava. Mancava qualcuno, lo giocato esterno. Allora, vediamo dove siete. Calcio, Ciccio, guarda dove sono, guarda là. Tipo il gioioso sono. La stessa posizione Rucussi. Beccati questa, Ficelli. Vabbè, 19 punti, però sei salvo, no? Vedente, dobbiamo fare una vittoria, per essere matematici. Perché qua fanno il draft. Perché no, fanno il draft, no? Sì, l'ultima e penultima. Ah, no? L'ultima e penultima fanno i play-off. Vabbè, dai, ce la potete fare. Sì, anche un punto. Anche se perdiamo, se perde lui, perché noi abbiamo due partite, la Stella d'Oriente deve riposare domenica e c'è l'ultima fuori casa. Perciò anche perdendo noi due partite devono perdere anche loro. Sì, allora. Però con una vittoria è fatta. Con una vittoria. Allora tu devi essere sincero. Va bene? Voi domenica siete il primo tempo, quanto è finito? Il primo tempo 2-1 per noi. Per voi. Lui quando entra. Scusate, posso spiegare una cosa a basilare a Fischelli quando parla lui? Lo so, Gioia, mettiti qua, È perché lui si è messo davanti a me, con difficoltà. Allora, ma quando voi perdete nel primo tempo, rientrate, lui è il tuo allenatore, giusto? Cosa vi dice? Ci dice sempre. Mettete più grinta, cattiveria. Cioè le solite cose qua. Ma lui parolacce, devi essere sincero, parolacce tipo se uno ha sbagliato tipo in maniera evidente, no? Lui lo prende, cioè, qualcosa gliela dice, sincero. Qualche volta sì e qualche volta no. Ma tipo, allora, la possiamo dire? Ma diciamola. Diciamo, la parolaccia che hai sentito dire più, diciamo, schifosa. Dimmi Ah, vabbè, ma questo è semplice, dai. Va, semplice, è stato bravo, vabbè. Non far rima con Milazzo. Ma tu, tra Ciccio, e che ti posso dire, Mourinho, chi preferisci? Scelta difficile. Chi preferisci, tra Ciccio e Mourinho? Mourinho. Ma lo sai che non Mourinho, Ciccio, sceglie Mourinho. Vabbè. Bene. Raga, come capitano lui com'è? Com'è come capitano? Si fa sentire? Vi incoraggia?
Mia, è bello quando la gente ti c'è, è bello. C'è, però ti voglio bene. Va bene, risposta di Fabri. Allora parliamo con Vincenzo. Chi è il tuo allenatore? Mister Gallì. E non c'è oggi? No. E Mister Gallina si arrabbia pure con voi? No. No, è bravo. Bravo, non dice niente, parolacce niente. No, no. Soltanto incoraggiamento. Ci incoraggia e ci rinforza. Ci rinforza. Un ghetto avete praticamente. Guarda come ride, Vincenzo, guarda come ride. Lo sapevo che diceva. Io lo sapevo che diceva questa cosa, infatti lo guardo solo perché lo so. Ma mi rinforza a parole, no? Ma a parole. Vincoraggia, vincoraggia. Allora, tu sei il più forte della squadra? No. Tu che ruolo sei? Difensore centrale. Difensore centrale. Il più forte della squadra secondo te chi è? Alberto Alessi. E chi è? Quello che si sta coprendo la faccia. E che ruolo è? Attaccante centrale. Quanti gol ha fatto? Tanti. Tipo? 40. Sì, anche forse anche di più. Nell'ultima stagione. Va bene, e allora c'è tuo papà qua? Va bene, e ora parliamo con tuo papà che ti metti di lato, va bene? È una cosa che volevo chiedere ai ragazzi. Quanti juventini ci sono fra voi? Non la dire sta cosa, compa. Fate la mano. Juventini quanti ce n'è? Tre, compa. Quattro juventini. Pochi. È una squadra virtuosa, bravi. Poi voi avete... No, vabbè, perché chi dici quanti interisti ci sono? No, interisti quanti ce n'è? Interisti? Pure pochi, compa. Milanisti? Però guarda, quanti di voi tifosi del Palermo? Solo Palermo. Solo Palermo? Tre. Allora, come la spieghiamo? Però tre, guarda, non va male, compa. Non come va la male. Spieghiamo? Però non va male. Ma c'è loro, però un loro, ex. Loro sperano che poi muove in Serie A per vedere la Juve, l'Inter. Sì, però Ciccio, qua dobbiamo rimproverarti perché un ex calciatore del Palermo non può permettere queste cose. Lo può permettere. Lo so. Allora, grazie Vincenzo. Applauso, faccio un applauso a Fabrizio Vincenzo. Vai ragazzi. Allora, voi siete grandi, siete cresciuti, Alberto ti conosco da una vita. Però il vino migliore sta nella botte piccola, gioia mia. Non t'annagare perché sei così alto. Ma non è il tappo però. Non ti preoccupare, ma è quello buono. Ma non è il tappo però, si diceva una volta. Vabbè, Giovanni, non è che sta parlando Scala. Cioè, capito, Giovanni... Cioè... Vabbè, raga, allora, tu sei il capitano. No, il capitano è... Ah, il capitano è il piccolo livello. Tu sei il vecchio capitano. Il saggio della squadra. Il saggio, cioè quello che mi si rilato, ormai è troppo vecchio, tipo giochi ogni tanto. Però raga, secondo voi, giusto, visto che voi litigate, abbiamo scoperto che anche voi litigate sotto rete, io ho giocato a pallavolo, mi scattava l'ignoranza, dice nel caso. Scatta l'ignoranza e anche a pallavolo, come riuscivo a trasformare le partite. Lo so. Siamo, allora ragazzi, voi che giocate a pallavolo siete abituati ai palazzetti, agli ambienti diciamo più intimi e cosa. È arrivato il momento che voi due è arrivato il momento che, visto che avete questa cosa della pallavolo nel cuore, ci cantate una canzone. Perché voi siete abituati a questi ambienti tipo palazzetto, non è come il calcio. Sì, tipo teatro, poche persone, cosa intima, tipo. Siccome tu sei bravo a cantare, lui ha la faccia di uno che è bravo a cantare. Allora, lui ha la faccia da uno di amici, di me. Sì. Ma verbalmente, però più giovane. Quindi, ma anche l'altro, come si chiama? Quell'altro cantante che è diventato famoso, che è partito da X Factor, non mi viene il nome in questo istante, vabbè, c'ha la sua mia, non mi viene. Allora. Gli do il microfono, che volete cantare? Voi dovete decidere. Alberto è lui, obbligatorio, ragazzi, è obbligatorio che dovete cantare. Allora, scusa. Ragazzi, volete che loro cantano per voi? No. Allora, facciamo un applauso per incoraggiarli. Allora, io considerando l'altezza media dei miei compagni di squadra e l'altezza del mio grandissimo amico Alberto, direi i Puffi. Nano, la tua mano la conosciamo io e tu. Però se il piano è più alto, un po' più alto, un po' più alto. Esatto, due mele o poco più. Fino a qui ci siamo. Allora,
guarda, guarda, in campo c'è una nuova giocatrice. Questa è stata. Guarda, guarda, in campo c'è una nuova giocatrice. Mila il suo nome è. Il talento ne ha per tre. È talento. Ma nel pubblico lei sa, Orazio se ne sta. Il suo cuore ora sì. Batte, batte forte, forte. Battiamo le mani a tempo che è facile. Mila e Ciro, due cuori della palla a volo. Mila e Ciro, l'amore a prima vista è. Mila e Ciro, due cuori della palla a volo. Mila e Ciro, l'amore a prima vista è. Sempre così. Sarà per Mila e Ciro. Sempre, sempre così. Sarà per Mila e Ciro. Sempre così. Sarà per Mila e Ciro. Sempre. Ciro. Hai fatto un finale, Ciro. Lo vuole in gagaga o in va? In gagaga. In gagaga. Gagaga. Applausi. Grande applauso. Va bene, grazie ragazzi. C'è del talento. C'è del talento. Allora, parliamo di una iniziativa serissima, questa è una cosa serissima. Queste uova di Pasqua che vedete qua sul palco sono delle uova di Pasqua che un'associazione che si chiama Spia, no che spia perché, perché questa associazione si occupa del reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale dei bambini e con questi fondi che raccolgono ogni anno con questa vendita delle uova mandano avanti diversi progetti in questo reparto. Quindi vi chiedo cortesemente chi può di comprare questo uovo, è soltanto l'uovo è a 10 euro e trova il pupazzo il regalo, ma sicuramente fa una grande buona azione perché questi bambini quantomeno hanno una piccola speranza per potersi per poter migliorare un po' la loro vita. Sì, quindi siccome l'uovo di Pasqua lo compriamo tutti, chi più chi meno, insomma cerchiamo sempre quello più buono, questa volta cerchiamo invece di comprare questo che è il più buono di tutti perché fa sentire meglio dei bambini che hanno veramente tanto bisogno. Vi ringrazio per chi dà il contributo a questa associazione, vi salutiamo ringraziando i nostri sponsor che è la Clinica Veterinaria Zarcone, il Legno Italia, Baria Caffè e Zona Ottica. Ringraziamo i nostri ospiti di questa sera. Era Ciccio Galeotto della fortissima e bellissima e abbronzatissima scuola calcio Ciccio Galeotto, e ringraziamo l'allenatore della grande squadra di pallavolo ASD Palma, Giovanni Spera. Grazie ai ragazzi della Ciccio Galeotto, grazie ai ragazzi della ASD Palma, grazie al Palab e grazie a Futura Vision. Una buona serata da Claudio Fiscelli e il mitico Corrado Ditto.